Carissimi amici della Pomonotomia, buon venerdì, puntata speciale quest'oggi dedicata ai pennelli, in particolare ai pennelli sintetici, perché c'è una ragione. Sono stato contattato da un'azienda, la DS Cosmetics, che mi ha chiesto di testare i suoi pennelli, in particolare quelli sintetici. Allora, ovviamente è un gran piacere che lo faccio e che lo farò, perché questo è, ovviamente oggi ne parleremo uno solo. Però ho voluto fare una puntata in più, oltre alla sbarbata che ci sarà domenica, quindi dopodomani, perché ho la barba lunga, quindi non volevo tenermi allo stesso tempo. E B perché nella pagina in particolare Facebook si è affrontato il tema del sintetico, e si è affrontato il tema del sintetico e delle sue caratteristiche. Iniziamo a presentare i prodotti. Questo qua è il più particolare di tutti. Questo qua si chiama Captain Shaped Synthetic Hair Shaving e vedete che ha un ciuffo io chiamo a geometria variabile, nel senso che è irregolare sia come forma sia come lunghezza delle setole. Quindi praticamente questo è un ciuffo che ha una concezione, una progettazione diversa da quelli tradizionali. Vedremo poi sul viso che effetto farà anche in ciotola come verrà montata, perché qua abbiamo una forma che è, come vedete, irregolare e anche come dimensione lunghezza, diciamo, delle setole, se dico nero. Poi abbiamo il Galaxy che è Galaxy Flat Top Shaving Brush, manico di resina. Questo è con un colore, vedete, molto acceso. Rosso blu, insomma, questi sono i temi del manico. Misura 26, tutti quanti, misurano 26 come nodo. E questa è la caratteristica di essere con i capelli da spazzola, cioè praticamente è piatto. Io credo che questa caratteristica sia stata scelta per poter permettere di agevolare il montaggio in viso, quindi il face lettering, immagine italiana. Quindi vi vedete in paragone. Sono più o meno, no? Sono più o meno simili, ma con una differenza di progettazione del ciuffo. Quindi c'è anche un tentativo di andare oltre quelli che sono le forme convenzionali, al di là dei materiali. E poi abbiamo il più tradizionale, no? Quello che forse ricorda un po' il Soft Synthetic Hair Shaving Brush. Questo è quello morbido. Cioè, vuole essere più morbido, e come forma è tradizionale, quindi classica forma arrotondata. Questo potrebbe essere, come dire, un avvicinamento, diciamo, a quello che è la sensazione del tasso, no? Anche a livello visivo, ovviamente. Perché il tasso poi alla fine è il riferimento che hanno i sintetici. E qui inizia il discorso che volevo fare. Perché un sintetico? Perché un sintetico? Perché il sintetico oggi sta vivendo la sua, diciamo, esplosione. Questa è un'azienda importante che ne produce, ma ce ne sono tante altre, che stanno facendo tutta una serie di politiche sul sintetico. Perché? E ne vedremo molto breve anche degli altri. Perché? Perché il sintetico sta diventando un'avanguardia, una frontiera. Fino a qualche anno fa era una sciatta alternativa al maiale e al tasso. Era considerato dai puristi come qualcosa di non, come dire, adatto a un rasatore, diciamo, di un certo livello. Veniva considerato anche perché effettivamente sul mercato si trovava poco, poco o niente. E quel poco che si trovava non era sicuramente al livello della setola di maiale o del pelo di tasso. Era un ripiego il più delle volte non efficace, insomma. Poi la ricerca è andata avanti. Varie aziende hanno investito, varie marche hanno prodotto i loro pennelli e oggi abbiamo non dico un'invasione del mercato, ma abbiamo un rafforzamento di questo segmento sintetico sul mercato dei pennelli. Motivazioni per avere un pennello sintetico. Ma allora, sostanzialmente io ve le riassumo quelle che ho maturato io. La prima è la praticità. Cioè, il pennello sintetico è un pennello che
non ha nessun tipo di bisogno di manutenzione estrema. Una sciacquata, una rete di asciugatura ed è a posto. Un pennello di maiale deve essere messo in acqua, deve essere lasciato a bagno, deve ammorbidirsi. No, bisogno estetico? No, basta metterlo in acqua un attimo prima e si ammorbidisce, finita tutto lì. In viaggio, ad esempio, no? Partiamo sintetico, finita la rasatura, possiamo anche asciugare con un asciugamano. Mentre un pelo di tasso, piuttosto che una rasatura di maiale, no, non è indicato. Parlavamo di tassi. Tasso ha anche il problema che, ad esempio, patisce molto i movimenti circolari, cosa che il sintetico non patisce. Quindi se il sintetico ha delle caratteristiche simili a livello di backbone, a livello di sensazione sulla pelle, a livello di capacità di immagazzinare sapone e di renderlo sul viso, allora ecco che dà solo vantaggi. Magari non sarà mai come il pelo animale, evidente. Ma alla fine qual è che il motivo per cui noi lo utilizziamo? Anche per fare in fretta e fare bene, no? Quindi la mattina magari siamo dimenticati di mettere a bagno il pennello, col sintetico siamo subito pronti. Poi c'è un aspetto che io chiamerei, diciamo, etico, che non mi riguarda in particolare, voglio essere molto chiaro. Io sono, amo gli animali, ma non sono un ideologo animalista. Quindi non ho problemi a accettare che sul mercato ci siano prodotti costruiti con elementi animali. Io stesso posso acquistare un paio di scarpe di pelle, piuttosto che mangio carne regolarmente, mi piace, la amo. Però è chiaro che, ad esempio, il tasso, cioè, uno può dire, ma se io posso evitare, no, uno può fare un suo ragionamento di contribuire al fatto che questi tassi vengano allevati esclusivamente per essere poi utilizzati per loro uccisi, evidentemente, per una cosa che, se vogliamo, non è vitale come mangiare, no? Ma si può anche evitare, uno può dire, ma perché no? Ecco, questa è una motivazione in più che io non sto, attenzione, portando avanti, però esiste, cioè, se alla fine il risultato è più o meno lo stesso. Perché poi alla fine un buon sintetico arriva a dare un risultato simile a quello di un medio tasso, quindi un best badger, ecco, simile. Quindi se è più o meno lo stesso, allora perché andare proprio, come dire, a contribuire a, no? Si può evitare, quindi, senza scadere nell'ideologia animalista. Quindi tanti motivi, praticità e poi il prezzo, perché comunque i sintetici costano relativamente poco rispetto, anzi, senza relativamente. Vi sono dei tassi di qualità da centinaia di euro. Un sintetico generalmente non supera le poche decine di euro. Quindi non c'è assolutamente paragone. Quindi c'è una questione economica, no? Cioè, e poi, ultimo, ma non ultimo, c'è una questione di durabilità. Cioè, quanto dura un pennello di tasso utilizzato in maniera intensiva? A un certo punto finisce, perché io ho avuto dei tassi ottimi, straordinari, che però dopo un po' di anni di uso non quotidiano anche, ma alternato ad altri pennelli, hanno iniziato a fare flopping, no? Cosa che il sintetico generalmente non dovrebbe fare, perché alla fine è plastica, no? Cioè, è sintetico. Quindi dovrebbe rimanere, se è buono, e questo lo verificheremo, con le sue caratteristiche. Quindi tanti motivi che non escludono l'acquisto di un tasso o di un maiale, sia chiaro. Quindi qui non c'è nessuno che sta facendo, diciamo, campagna pro sintetici. Io ho tantissimi maiali, tantissimi tassi, tantissimi, qualche maiale, qualche tasso. Però devo dire che effettivamente noto che ultimamente il mercato si sta spostando verso il sintetico e sta uscendo sempre più varietà, diciamo, di ciuffi e sempre più anche inventiva. C'è, ad esempio, questo Captain, è impressionante perché comunque non si era mai visto, almeno io non ho mai visto un pennello di questa forma. Magari l'utilità è da verificare, però effettivamente è un tentativo di andare oltre quello che è la tradizione, diciamo, che poi è alla fine la classica forma del pennello. Come anche il pennello piatto, che si è già visto, però effettivamente è una cosa abbastanza particolare. Io proverei in rasatura, improvvisiamo un attimo, proverei proprio questo Captain Shaped Synthetic Hair Shaving. Proviamolo, mettiamo
lo mettiamo con un montaggio in ciotola, faccio scorrere l'acqua calda e lo bagniamo e gli facciamo fare un minutino proprio soltanto di, ecco qua, lo mettiamo proprio a bagno un attimino nella ciotola di Rocco Contini, grande Rocco Contini, e grandi le sue ciotole, grandi nel senso proprio fisicamente del fisico del termine, ma grandi anche, puoi cercare anche abbaia, mi chiedo scusa, ma vedete che sono animalista, non è che purtroppo lui capisce che io faccio il video, allora dice io posso abbaiare perché non mi verrà a fermare. Allora, come andiamo a raderci? Cosa utilizziamo? Ma improvvisiamo un po' e possiamo utilizzare, ad esempio, qualcosa di, diciamo, di tradizionale, di classico, come ad esempio la crema di mandorle Cella, crema da barba all'olio di mandorla, classica, dal 1999. Questa qua ha tanti, questa qua ha qualche anno, questa crema che non, saranno 2 anni che non la uso. Vedete, l'avevo preso eppure è rimasta con la sua fragranza, proprio improvvisando, perché non mi ero preparato, no? Perché delle volte uno si organizza la nuova telecamera, che per montarla ci ha messo una vita, e si dimentica di preparare l'armamentario, ma è tutto qua. Allora, proviamo con questa crema da barba all'olio di mandorla, Cella, classica. Vedete che ancora la vecchia packaging, credo che adesso l'abbiamo fatta di nuovi. E mettiamo anche qua siamo proprio al massimo di improvvisazione, però siccome la barba è lunga, scusatemi se mi sposto nell'inquadratura, possiamo optare per una Gillette 7 o'clock come lametta, che è molto efficace, e come rasoio andiamo proprio sul classico dei classici, il Zinjager, il classico, il primo. Liscio. Allora, facciamo subito la procedura in modo da provare questo pennello sintetico e della DS Cosmetic, che questo capitano, vediamo se questo capitano effettivamente porta la barca in porto. Forse perché la forma del ciuffo, io sto veramente inventando perché non so molto, perché sono deviato così, la forma del ciuffo ricorda un po' il cappello del capitano, magari così per quello. Allora, armiamo con la nostra 7 o'clock, il nostro mitico, inossidabile, nel vero senso della parola, Edwin Jagger, classico voluto delle stagioni, sicurezza, garanzia, non tradisce mai. E andiamo a fare questo montaggio. Allora, cosa facciamo? Adesso che abbiamo preso un po' d'acqua, andiamo a farlo direttamente in ciotola. Ecco, vedete che le parti, vi noto subito, la parte più lunga va a catturare subito la crema, che non è stata bagnata, semplicemente è l'umidità del pennello. Stiamo prelevando proprio, no? Io prima montavo in ciotola facendo il metodo del pavimento, cioè prendendo una porzione di crema, però vedevo che ne avanzava sempre sotto, cioè non invece così rode, ecco, il sintetico dà questo vantaggio, io posso spingere con un tasso, ad esempio. Io questo non lo posso fare, cioè sì, posso farlo, ma rischio di rovinarlo. Col maiale posso farlo, però con il tasso generalmente no. Ecco qua. Adesso che abbiamo prelevato per vero, prendiamo tutto quello che c'è, mandorla, cella, montiamo in ciotola, che è rimasta umida, e vedete come subito prende il montaggio. Ovviamente va allungata con acqua calda, se possibile. Purtroppo altra cosa che manca in questa casa
No, non che anche l'acqua calda, ma l'acqua sufficientemente calda. Ecco. Vedete che ho eroso una buona quantità, quindi questo pennello ha assorbito una buona quantità di prodotto che adesso viene montato nella ciotola di Rocco. Tra l'altro, Rocco, grande appassionato di pennelli, a differenza mia, che io sono più per i rasoi, no? Però se c'è l'occasione di testare dei pennelli nuovi, pare che no, anzi, è un vero piacere. Guardate come è montato bene. Ottimo montaggio, non si è staccato nessun filo, nessuna setola. E adesso andiamo a bagnarci il viso, guardate che barbaccia. Ma forse un prebabbo è meglio farlo? Oggi tiriamo lungo, lo so, però. Ma no, dai. Acqua calda e speriamo che Dio ce la mandi buona. Allora. Allora, eccoci qua. Allora, il ciuppo si apre bene e la forma favorisce lo spennellamento. Ecco, io do impressioni immediate, istantanee, poi magari usandolo 3-4 volte cambio idea. Quindi al di là, ecco, forse più che per il face lettering vero e proprio, la forma favorisce proprio lo spennellamento. Aderisce, come dire, al volto. Illungherei per un po' perché è veramente molto intenso questa crema, molto compatta, ma mi piace più allungata. Ecco qua. Quindi il montaggio è venuto bene, direi che siamo soddisfatti. Andiamo a raderci. Questa è la barba di domenica, immaginate, io sono solito a farmela in 2 giorni, ma questa settimana ho avuto molto impegno e quindi. Grazie a tutti che apprezzate i video. Io adesso mi sono attrezzato con questa telecamera e con un supporto veramente straordinario che ho trovato su Amazon. E sono tre ventose che praticamente la tengono. So che il grandangolo distorce lo sfondo, ma ragazzi, non ho alternativa purtroppo, se non spazio quello che è qua. Allora, il Mick Jagger comunque è grande rasoio, ragazzi. Tutti dicono che per chi inizia, ma io dico di no. Cioè, sì, ma è un rasoio fatto e finito. Lasciamo stare i matti come me che ne collezionano. Adesso ne ho quasi 90 adesso, no, perché ne colleziono. Ma se no, con questo basta e avanza per avere rasature di cosa sono 5 giorni. Un passaggio, eh. Confortevole, morbido. Comfort zone, poi ci scappa il taglio, lo dico così. Però comfort zone, praticamente, questo pennello fa lavorare. In comfort zone.
una barba così lunga, grazie anche alla lametta 7 o'clock, è stata debellata già al primo passaggio, ma chiaramente è già da fare gli altri due veloci. Vediamo in seconda passata. Bagniamoci il viso. Accelerare un po'. Si apre molto bene, anche quando spingo, io proprio la prova la spinta, no? Cioè vedere, ecco, come si apre. E poi il massaggio, cioè questa forma, vedete, guardate. In effetti questo Captain più particolare dei tre, che poi testeremo successivamente con calma nelle prossime settimane, ma sui sintetici ci sono appunto novità che in parte già avete intuito dalle immagini di Facebook, già fra due giorni insomma. Comunque questa Sapone Cella, sono 2 anni che lì non ha perso una virgola, la sua capacità, le sue caratteristiche. Ed è una sapone che costa veramente poco ed è ottimo. E questa deve essere ancora la vecchia versione. Chiederò all'amico Matteo, che sempre della pagina, lui apprezza molto questa ticella e mi ha consigliato appunto di e il cane che abbaia, vabbè, tanto, i vicini saranno contenti, no? Ma sono furbi questi cani. Quando tu sei impegnato, loro lo sanno e allora abbaiano. Se io fossi di là, non abbaia, non abbaierebbe. Lui non si rade, ha i baffi, ma non si rade. Battute da terza elementare per ingannare il pelo obliquo. È molto protettiva, la cella. Questo per dire che noi abbiamo sul mercato creme, il cane invece non è un tonsore, il cane è per il multilama, ragazzi, che vi devo dire, oggi sta urlando, pensa che lui vuole l'analisi del multilama, che non gli piace, continuiamo con le battute idiote. Comunque, dicevo, ci sono sul mercato creme assolutamente pregiate, che costano anche 50-60 euro, così. Niente da dire, io ne ho alcune, devo dire che sono eccezionali. Quella che ho usato domenica, ad esempio, molto cara, non con quel prezzo che dicevo prima, ma comunque, tanto andiamo al contropelo. Ma quando noi abbiamo creme per pochi euro, cioè io non so quanto costi adesso, ma quando la comprai io, costava veramente poco. Di questa qualità. Allora uno si fa delle domande, dice, ma vale la pena? La risposta è chiaramente sempre sì, vale la pena tutto, sia utilizzare prodotti più economici che quelli più elaborati, sofisticati. Questa è proprio semplice ma ottima, vedete, lo vedete voi come, anche devo dire grazie al fatto che comunque il pennello sta lavorando bene, come regge il montaggio, come protegge. La vedo contro il pelo, oggi un po' più lunga, mi perdonerete? Beh, al massimo tagliate, andate via.
questo è inutile, perché non c'è più niente. Stasera è così, niente da fare. Stasera. Stamattina. Per fortuna non è prestissimo, perché sennò fossero le 7, sarebbero dolori. Ma invece sono le 8 meno 5 e la gente già sveglia, però mi spiace averli svegliati col cane, quelli di dormire, però non ho dei vicini, devo dire, che si alzano tardi, non tutti via presto, quindi. Poi sono entrato qua, vuole girare il video anche lui. E Trevor? Senti come piange, l'ho appena portato, eh. Adesso il cane diventa protagonista dei video della natura. La novità è questa qua. E vabbè, capita quando si è da soli in casa una mattina presto. Perfetto. Direi rasatura assolutamente corretta. Fantastico. Partiamo dal fondo, partiamo dal Living Jagger. Garanzia assoluta, scelta definitiva per chi non vuole cambiare rasoio, straconsigliato. La metta, gira 7 o'clock, una falce, assolutamente perfetta, al punto giusto. Crema da barba, l'olio di mandorla, classica, 1999, protettiva, intensa, nella protezione. Non fa tanta aria, poi devo dire che con poca acqua ha montato molto bene, quindi questa è una cosa che secondo me caratterizza i prodotti di grande qualità, perché non fa aria, non fa particolare schiuma, diciamo, ma fa proprio crema, basta. Crema. Il pennello ha superato secondo me l'esame. DS Cosmetics, ciuffo 26, il Captain, io l'ho definito a geometria variabile, questo ciuffo effettivamente favorisce lo spennellamento, ma anche una buona apertura. E vedete che adesso io lo asciugo, no? Ed è già bene che è asciutto. Quindi questo è il vantaggio in generale del sintetico, questo in particolare, ma in generale è sintetico. Aftershave, ce l'avevamo dimenticati, Alvarez Gomez, acqua con colonia concentrata, veramente concentrata perché siamo alla fine. Bene, noi ci vediamo allora domenica, sempre sul tema, diciamo, e vi ringrazio per i like e tutto quanto, e spero di aver fatto una cosa lunga ma interessante, e svilupperemo ancora il concetto, diciamo, di novità in campo tecnologico proprio, per quanto riguarda i pennelli e non solo, nei prossimi video. Buona barba a tutti e buon venerdì!